Grazie, è a facoltà di parlare il deputato Cicchitto. Ministro, innanzitutto il gruppo del PDL intende esprimere la sua solidarietà ai due carabinieri Giancrandi e Negri e all'Arma dei Carabinieri in quanto tale che sta pagando una lunga fila di vittime per tenere l'ordine pubblico e per fare i conti con il disagio sociale. Devo però anche dire con grande chiarezza che noi non condividiamo nessuna concessione al giustificazionismo sociologico. Nulla può portarci a giustificare o comunque a spiegare il ricorso alla violenza, il ricorso al prendere una pistola e a sparare o su persone dell'ordine pubblico o su politici perché c'è alle spalle un disagio sociale. Un conto è il disagio sociale, un conto è l'esercizio della criminalità su questo terreno. Noi dobbiamo essere molto netti e fermi nella distinzione. Così come altrettanto chiara deve essere la distinzione fra questo episodio e manifestazioni di protesta, di confronto che ci sono state anche recentemente intorno a questo Parlamento. Le due cose vanno distinte e io sono lontano dal portare una criminalizzazione a movimenti che si misurano sul terreno della protesta anche intorno a questo Parlamento. Dico però che questi movimenti, proprio per la loro stessa logica, di fronte ad episodi di questo tipo, devono fare una riflessione sul linguaggio da usare, sul livello della contrapposizione, perché noi ci troviamo in una situazione estremamente seria e grave, per cui le parole sono pietre e da una parola se ne possono trarre altra conseguenza. Quindi però distinguo nettamente il terreno di quello che è avvenuto sul terreno della violenza dal terreno di chi ha manifestato dissenso. Esprimo invece la più netta deplorazione per quello che si regge sulla rete. Guardate, non è che quello che si legge sulla rete, chi scrive sulla rete, è come dire, non è corresponsabile come di chi scrive su un giornale o di chi parla per televisione. E noi stiamo leggendo sulla rete delle cose assolutamente rivoltanti, che sono vicine all'esercizio della violenza. E proprio chi vuole manifestare il suo dissenso dovrebbe distinguersi in modo assai netto da questo tipo di confronto e da questo tipo di aggressione che avviene attraverso questo mezzo che ha una totale capacità, una grandissima capacità di proiezione. Poi non c'è dubbio che fatte tutte queste distinzioni, noi dobbiamo riflettere su quello che anche per esempio oggi sul Corriere della Sera ci dice Panebianco, perché non c'è dubbio che noi stiamo vivendo in Italia per la prima volta, perché fino a qualche anno fa questo non c'è stato, una crisi della solidarietà e della coesione sociale che indipendentemente dagli atti criminali sta provocando tensioni, disperazioni e una serie di elementi rispetto ai quali io mi auguro che la risposta, che non può essere una risposta sul terreno solo dell'ordine pubblico, ma perché questo è un fenomeno molto più generale, la risposta sia quella che abbiamo ascoltato ieri dal governo, cioè di avviare una politica economica e sociale che allenti le tensioni sociali e che ricostruisca nel nostro paese, perché vedete, il nostro paese, l'Italia, fino a qualche tempo fa, ha avuto questo elemento caratterizzante rispetto all'America, rispetto all'Inghilterra, rispetto anche ad altri paesi europei, quello della coesione e della solidarietà sociale, fermo rimanendo la dialettica fra le classi. Questo sta venendo meno. Anche perché c'è una recessione interclassista, una recessione che colpisce piccoli e medi imprenditori, artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti e sta colpendo i giovani in un modo assolutamente straordinario. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile che è a livelli sudamericani.
Quindi la nostra riflessione su questo fatto gravissimo deve anche basarsi sulla netta distinzione fra fenomeni e processi fra loro differenziati.